Conosci bene i monumenti più famosi del mondo? Fai il nostro test di memoria visiva e scoprilo. Segnati le risposte giuste e facci sapere quanti monumenti hai azzeccato. Milioni di persone visitano Parigi ogni anno per vedere il suo famosissimo simbolo. Ma lo sapevi che i parigini, in particolare gli artisti, si opposero alla sua costruzione all'epoca? Hanno anche lanciato una petizione per evitare che venisse costruita. Credevano che l'edificio avrebbe rovinato la vista della città e dicevano che non rifletteva il gusto francese. E invece, a quanto pare, piaceva ai paesi di tutto il mondo. La costruzione della torre terminò nel 1889. Da allora, in tutto il mondo, ne sono state costruite decine di repliche. La Statua della Libertà, ad esempio, ha 305 repliche e la Torre Eiffel ha goduto della stessa fama. Qual è la vera Torre Eiffel e quale invece è una sua replica? Quella a sinistra è la vera Torre Eiffel. La foto a destra è stata scattata a Praga, in Repubblica Ceca. È la famosa torre di vedetta Petrin. I cittadini avevano subito il fascino della Torre Eiffel e costruirono la torre di vedetta Petrin solo 2 anni dopo la costruzione dell'originale parigino. Ha 299 gradini e per qualche tempo ha svolto la funzione di antenna, finché non è stata costruita un'altra torre televisiva. Questo uso pratico la differenzia da quasi tutte le altre repliche. La Torre Eiffel è un successo tecnico e architettonico, eppure doveva durare solo 20 anni. Ma guardala ora! Ha subito lavori di ricostruzione, ma ricorda quello che ti ho detto sulle sue repliche. Dov'è il prossimo falso della Torre Eiffel? Ok, questa è falsa. Quella a sinistra si trova in Canada. È una replica di successo. La andresti a visitare se fossi in Canada o preferiresti vedere quella originale? La Torre Eiffel di notte. Scegli quella vera. L'apparenza inganna. Quella a sinistra è a Durango, in Messico. Qui è quella a destra, è fuori Slobozia, in Romania. Questa replica è alta circa 54 metri, mentre la Torre Eiffel originale è alta oltre 300 metri. La vera Torre Eiffel è sul lato destro, quella di sinistra è una replica a Las Vegas. È una delle più simili a quella reale. Supponiamo che ti piaccia l'atmosfera parigina. In tal caso, puoi vedere l'immagine dell'Opera di Parigi o del Museo del Louvre nelle vicinanze, ma non puoi ammirare il vero dipinto della Gioconda a Las Vegas. E ora siamo in Italia. Qual è la vera Fontana di Trevi? Sì, quella di sinistra. La Fontana di Trevi si trova a Roma. Sicuramente saprai che i visitatori vi lanciano monete ogni anno. La Fontana di Trevi è alta 26 metri e larga 20. Anche questa replica si trova a Las Vegas. Sicuramente gli piacciono molto le cose europee. Questa imitazione è molto più piccola di quella reale, ma le assomiglia molto, tanto da essere diventata una vera e propria meta turistica. Trova il finto Golden Gate Bridge. Quello sul lato destro è il ponte vero e proprio. All'epoca era il ponte più lungo e più alto del mondo. Anche se quello di sinistra ricorda molto il Golden Gate Bridge, in realtà si trova nella capitale del Portogallo, a Lisbona. Questo ponte sospeso è un noto punto di riferimento della città. Fu appaltato da una società americana, forse è per questo che entrambi i ponti si assomigliano. Il misterioso Stonehenge in Regno Unito. Qual è vero? Quello vero è quello a sinistra. Quello a destra si trova in Virginia ed è una riproduzione di questo antico sito. Si chiama Stonehenge, una replica in scala naturale fatta, hai indovinato, col polistirolo.
Ci lasciamo alle spalle la misteriosa Stone Age e ci rechiamo in un tempio sull'Acropoli Ateniese, in Grecia. L'originale è stato costruito in marmo, mentre la sua imitazione è di cemento. Qual è il vero Partenone? Esatto, quello a sinistra. Secoli dopo viene costruita una sua replica a grandezza naturale. Dove? Nel Centennial Park a Nashville. Anche questo è dedicato ad Atena e risale al 1897. Certo, questa copia del XIX secolo è comunque più antica se consideriamo altre copie più giovani di altri monumenti. Taj Mahal, 20.000 operai e oltre 20 anni di costruzione. Questa struttura in India è considerata una delle nuove sette meraviglie del mondo. E sì, la storia che c'è dietro fa venire i brividi. L'imperatore Shah Jahan ordinò questa costruzione dopo la morte di sua moglie. Dal 1653 ai giorni nostri, riesce a capire qual è il vero Taj Mahal? Lato destro. Quello reale è stato costruito in marmo dal popolo, quello finto invece è di mattoni. La replica si trova in Malesia ed è un modellino in miniatura rispetto a quello reale. Il ponte di Rialto a Venezia, Italia. È il ponte più antico e probabilmente il più famoso del Canal Grande di Venezia. Riesci a individuare quello vero? Sinistra, sinistra, scegli sinistra! Bellissimo! Fu completato nel 1591 ed è un grande capolavoro rinascimentale. L'originale è stato ristrutturato più volte e la versione attuale prevede tre passerelle, due delle quali con ringhiere esterne. L'ultima è più ampia ed è il passaggio centrale che ha due file di piccoli negozi. E di nuovo la versione moderna si trova a Las Vegas. Puoi persino fare un giro nel canale con una gondola qui. Quale delle due è reale? Quella a destra, avrai indovinato, è la Torre di Pisa, una delle attrazioni più visitate d'Italia. È realizzata in marmo e ci sono voluti quasi 200 anni per ultimarla. L'architetto Bonanno Pisano non si perdonò la sua lentezza, tanto che svanì nell'oscurità senza mai venire a sapere quanto poi sarebbe diventata famosa. Il suo duplicato si trova in Illinois. Ti presento la torre pendente di Niles. Quasi uguale, vero? Eppure ci sono delle grandi differenze. La prima è che la torre di Niles è la metà di quella di Pisa. Poi è fatta di cemento e non ci sono voluti due secoli a costruirla. Continuiamo con un altro monumento italiano famosissimo. Quale di questi è il vero Colosseo? Quello sulla sinistra. Il Colosseo, lo sappiamo, è un'arena e si trova a Roma. Curiosità, sapevi che il Colosseo è il più grande anfiteatro antico mai costruito? E mantiene questa fama anche perché è il più grande anfiteatro rimasto al mondo. Questo stadio è fatto di pietra e cemento e aveva 80 ingressi. Nel tempo sono andati perduti quasi due terzi del Colosseo, probabilmente per mano umana. Questo luogo turistico attrae un sacco di persone ogni anno. Beh, anche il Colosseo finto gode della sua fama. Anche l'immagine a destra si chiama Colosseo. Si trova nella parte più movimentata della strip di Las Vegas, al Caesar Palace. È un luogo enorme che ospita spettacoli e ha una capienza di oltre 4.000 persone, ma non è grande come l'originale. In passato ha ospitato cantanti come Cher e Celine Dion. Ti ricordi la Fontana di Trevi finta di prima? Ecco, queste due repliche, Fontana di Trevi e Colosseo, sono davvero molto vicine a Las Vegas. Ok, ecco l'ultima possibilità per alzare il tuo punteggio. Quale di questi è il vero Arco di Trionfo? Sì, quello a sinistra. Se guardi da vicino l'altra immagine, potresti accorgerti che questa replica è più piccola di quella reale. Sì, perché non è una replica a grandezza naturale. Potrebbe essere difficile da individuare con tutti gli edifici alti che ci sono intorno. Ma un occhio attento dovrebbe riuscirci.
è uno dei monumenti più famosi di Parigi, nel cuore degli Champs-Élysées. Il vero arco di trionfo, quindi, è gli Champs-Élysées. E quello falso? Indovina. Dove, se non a Las Vegas? Ok, ora calcola il tuo punteggio e fammelo sapere nei commenti.